Non possiamo fare miracoli in poco tempo. Claudio Ricci ai nostri microfoni interviene sul caso del ponte Ufita Sant'Arcangelo Trimonte, un collegamento importante fra il Sannio e l'Irpinia interrottosi dopo i danni dell'alluvione dello scorso ottobre, mentre alcuni giorni fa la strada provinciale che fiancheggia il fiume ha subito cedimenti consistenti. I residenti sabato 23 gennaio hanno organizzato una manifestazione di protesta, lamentando di sentirsi in gabbia, con aziende da ammalati bloccati e strade alternative in pessimo stato. Al loro appello di intervento risponde il numero uno della provincia di Benevento. La provincia di Benevento si sta adoperando al meglio per risolverlo il problema. Il problema è complesso. Si tratta di aggiustare un ponte, di rifare un ponte, e ci vuole un impegno finanziario notevole. Adesso la strada, e per riaprire la strada bisogna mettere la strada in sicurezza e rifare. Io, proprio perché sono stato sul posto e con i miei tecnici, so che la situazione è molto complessa. Il commissario ieri mattina, su mia richiesta, è stato, cioè domenica mattina è stato sul posto con i tecnici della provincia. Se riusciamo ad attingere risorse dai fondi dell'alluvione, allora, per quanto riguarda la provincia, io anche in questione di pochi giorni possiamo riattivare i lavori. Un po' di tempo ci vorrà, perché non si tratta di fare un piccolo intervento, si tratta di fare un intervento molto complesso, molto grosso e con grandi risorse finanziarie. Per cui io capisco la rabbia dei cittadini, la comprendo, però miracoli non è che ne possiamo fare, insomma, non è che si possono rifare delle strade su un alveo di un fiume così in pochi giorni o in pochissimo tempo. Noi impiegheremo il minor tempo possibile per ricostruire la situazione, però il tempo che ci vuole, insomma, miracoli onestamente non siamo ancora attrezzati a farne.